Continuiamo con le operazioni con i polinomi. Abbiamo visto la somma, la differenza e il prodotto tra polinomi. D'accordo? Per la divisione vediamo ancora un po' più, adesso un pochino più complessa. Quello che vediamo oggi è un caso particolare di prodotti, che va sotto il nome di prodotti notevoli. Prodotti sottinteso tra polinomi. Ok? Perché notevoli? Beh, a questo livello servono, è importante impararli, perché vi permettono di fare i calcoli più rapidamente. Ok? Non serve fare il prodotto termine a termine, cioè non serve, non è indispensabile. Si può fare, ma non è indispensabile. Saranno invece indispensabili a breve perché dovrete riconoscerli al contrario. Vedete un polinomio, il risultato del prodotto, dovete essere in grado di decidere se quello è un prodotto notevole oppure no. E soprattutto se lo è di che cosa. Okay? Sono come le tabelline per l'aritmetica. Senza prodotti notevoli è un guaietto, piuttosto grosso. E sono prodotti che si presentano abbastanza frequentemente, ok? Per cui riuscire a conoscerli e a individuarli è molto utile adesso per comunità di calcolo, più avanti, perché se non conoscete le regole dei prodotti notevoli non potrete sfruttarli all'inverso, ma comunque lo vedremo questo un pochino più avanti. Vediamo il primo. Il primo prodotto notevole va sotto questa forma. Supponete di avere una parentesi dove A grande e B grande in generale rappresentano monomi ma anche espressioni più complesse, ok? Per qual è il significato di questa espressione? Ho un prodotto tra due parentesi dove A maiuscolo rappresenta ciò che tra la prima e la seconda parentesi non cambia segno, si presenta nello stesso identico modo. O A qui o A in questa. Che poi sia un numero, un monomio o un'espressione lunga così, non cambia. Il principio è lo stesso. Mentre B maiuscolo rappresenta ciò invece che cambia segno, perché qui ho più B, qui ho meno B. Ok? Quindi ho un prodotto tra una somma e una differenza di due determinate quantità che chiamo A grande e B grande. D'accordo? Allora, prima di conoscere l'esito dell'operazione la facciamo nel modo vecchio. Dopodiché, una volta che abbiamo imparato il risultato, salteremo i passaggi intermedi. Facciamo una volta sola per capire come mai viene fuori quel risultato e non un altro. Quindi moltiplico A per A, A alla seconda, B per A fa B, A per meno B che fa meno AB e B per meno B che fa meno B alla seconda. Ok? Vedete che i due termini più AB e meno AB hanno lo stesso valore ma segno opposto e quindi sono tranquillamente cancellabili. Morale della favola mi rimane A alla seconda meno B alla seconda. Ok? Morale della favola, se ho una parentesi moltiplicata per un'altra dove nella prima A grande rappresenta ciò che non cambia di segno mentre B grande è ciò che cambia segno, il loro prodotto è la parte che non cambia segno al quadrato meno la parte che cambia segno al quadrato. Attenzione, questo meno è fuori del quadrato. Questa è una differenza, ok? È tutto chiaro? Esempio. Per 3x meno 2y. Allora, se confronto questa con la precedente,
qui la parte che non cambia il segno, facciamo così, confrontiamo con A più B, con A meno B. Qui la parte identica è 3x, c'è 3x nella prima e nella seconda parentesi, quindi 3x gioca il ruolo di A, mentre 2y cambia segno tra la prima e la seconda parentesi, quindi 2y gioca il ruolo di B. Ma qui abbiamo appena visto che questo prodotto dà come risultato A alla seconda meno B alla seconda, quindi nel nostro caso devo fare una serichina. Il quadrato del primo, 3x, meno il quadrato del secondo, che è 2y, diviene 9x alla seconda meno 4x alla seconda. Tutto chiaro? Attenzione alle trappole. Altro esempio. Qui qual è la parte che cambia, che non cambia segno? Meno 2a. Anche se è negativa, nella prima e nella seconda parentesi è identica. La parte che cambia segno invece è più piccola. Quindi la parte che non cambia segno per prima al quadrato meno la parte che non cambia segno al quadrato. Quindi ho più 4 alla seconda meno 2 alla seconda. Il fatto che abbia un segno negativo di per sé non conta, non cambia niente. L'importante è che sia lo stesso nelle prime e nella seconda parentesi. Ok? Oppure, ancora, per esempio, il fatto che prima ci sia la differenza piuttosto che la somma, questo non cambia niente, il prodotto è commutativo. Qui ho un terzo x che gioca il ruolo di A grande, meno 2 quinti y che invece tra la prima e la seconda fanno il segno. Otteniamo 9x alla seconda meno 4 25esimi di x al quadrato. Somma per differenza di due espressioni, potrebbe essere numeri, monomi o polinomi, non importa. Ok? Vediamo se il libro ci suggerisce qualche altro esercizio. Alla terza più 8a per meno x alla terza più 8a. Qui qual è la parte che non cambia segno? 8a.
inserisco una terza, cambia di segno, quindi 8A alla seconda meno, inserisco la terza, 64 al quadrato meno y alla sesta. Ho detto bene. Ok? Domande? Tutto chiaro? Secondo prodotto notevole che vediamo oggi, qui perché questo lo chiamo prodotto? Perché in realtà, essendo il quadrato, è A più B per A più B, ok? Posso pensarlo come prodotto di A più B per A più B. Anche qui vediamo i passaggi intermedi che poi non siamo tenuti a fare ogni volta, d'accordo? Qui moltiplico la prima parentesi per la seconda, che sono identiche, quindi viene A per A che fa A al quadrato, A per B che fa AB, B per A di nuovo AB, B per B, B alla seconda. Questi adesso sono lo stesso, la stessa grandezza, AB e AB, stesso valore, stesso segno, quindi conta due volte, quindi ho A alla seconda più due volte AB più B alla seconda. Il quadrato del binomio è primo termine al quadrato, due volte il primo per il secondo più il secondo al quadrato, sono tre termini. Lo riscrivo, quello che dovete ricordare è la cosa seguente: il quadrato del binomio A più B alla seconda da A alla seconda più 2 AB più B. Ok? Esempio 3x più y al quadrato. Quadrato del primo, 3x alla seconda, più due volte il primo, 3x, per il secondo che è y, più il secondo che è y alla seconda. Ottengo 9x alla seconda più 6xy più y alla seconda. Vediamo un altro esempio. Ditemi se sono troppo veloce. Certo. Il precedente prodotto notevole si chiamava somma per differenza, questo è il quadrato del binomio. Posso andare? Proviamo questo. Un mezzo x meno 3y alla seconda. Questo posso pensarlo, attenzione, come un mezzo x più meno 3y. È la somma di questa parte e di questa, dove il coefficiente numerico è negativo. Quindi prendo il primo alla seconda, un mezzo x a
al quadrato più due volte il primo per il secondo, col suo segno, più il secondo al quadrato. Questo mi dà un quarto in sulla seconda. 2 per un mezzo fa... Due per un mezzo fa 1, per meno 3 fa meno 3. XY più 9, XY alla seconda. Ok? Avanti. Meno 2a meno un terzo b tutto al quadrato. Qui i due monomi sono meno 2a e meno un terzo b. Quindi ho il primo e la seconda, meno 2a più la seconda più, due volte meno 2a per meno un terzo b più meno un terzo di b tutto al quadrato. 2 alla seconda fa 4 alla seconda, più per meno fa il segno per meno più. Più 2 per 2 4, per un terzo 4 terzi, e poi a per b, e infine ho più, è comunque un quadrato, un nono b alla seconda. Ok? Tutto chiaro? Ho una sorpresa. Vediamo se riesco a trovare facilmente. Qui si dà l'esempio di una teoria, si fanno due cose introduttive. E cominciamo col quadrato del binomio, qui comincia col secondo. Per calcolare a più b alla seconda. Allora vedete a più b per a più b. Quindi il quadrato del binomio è il quadrato del primo, doppio prodotto e quadrato del secondo. Esempio. Suppongo di dover calcolare 2x più 3y alla seconda, quindi devo sempre essere in mezzo. Quindi 2x lo identificate con A, 3y con B, e poi non fate altro che copiare applicando la regola appena vista. Basta copiarla, poi mi pronata quasi di copiare. Allora siete sani, non avete problemi con quello che non dite. Facciamo un altro esempio.
x meno 3y, che posso pensare come x più meno 3y, quindi 2x è a meno 3y b, e anche in questo caso si tratta solo di copiare, sostituendo a grande 2x e più grande meno 3y. Ottenete 4x a seconda meno 12xy più 9y a seconda. Altro esempio, posso con le frazioni, 5 frazioni, qui a grande 1 mezzo b, b grande meno 2 più piccolo, quadrato del primo, doppio prodotto, 4 del secondo, un quarto a seconda b a seconda, meno 2 b a seconda, più 4 b a seconda. Viene indicato in 2, 2 si semplifica. Il primo prodotto è quello che avevamo visto, somma per differenza, a più b per a meno b. Svolgo il prodotto e rimane a alla seconda meno b alla seconda. Quindi la legge che si deduce è a più b per a meno b e alla seconda meno b alla seconda. Esempio, supponete di dover calcolare 5x più 2y per 5x meno 2y, no? La parte che rimane uguale a, quello che cambia segno, 2y, no? Okay. Quindi a grande vale 5x, b grande 2y, no? Quindi il quadrato del primo meno 4 del secondo, 25x alla seconda meno 4y. Un altro esempio, meno 1 mezzo più a più 2b, qui meno mezzo a qua la parte di a grande e 2b la parte di b grande. Quindi otteniamo un quarto a alla seconda meno 4. Poi possiamo anche combinarli, 2a meno b più 1 per 2a meno b meno 1, la parte che non cambia segno stavolta non è più un monomio ma un binomio, 2a meno b non cambia segno, l'1 cambia segno, quindi al posto di a grande ho 2a meno b, un binomio, al posto di b grande ho 1, quindi ottengo 2a meno b alla seconda meno 1 alla seconda. Ma questo è un prodotto notevole, il quadrato e il binomio che sviluppa in questo modo. I prodotti notevoli si possono combinare anche più di uno. Parte del trinomio, lasciamolo stare per oggi. Tutto chiaro? Questo cartone animato lo trovate abbinato alla lezione di oggi. Per oggi mi basta farne più. Ok? Mm-hmm. Continuiamo un po' gli esempi. Ad esempio, prendiamo questa, x più a meno 1 per x più a più 1, che è molto simile a quanto abbiamo prima visto. Nelle due parentesi ho due trinomi che hanno però una parte in comune, che è x più a, che è identico nel primo e nel secondo, e una parte che cambia segno, che è più 1 e meno 1. Quindi è del tipo a meno b per a più b. La parte che non cambia segno, che è x più a elevata al quadrato, qua è un tutt'uno, rimane identica prima e dopo, meno 1 alla seconda. Questo adesso è il quadrato di un binomio, abbiamo appena visto come trattarlo, quadrato del primo
x alla seconda, doppio prodotto, due volte x per a, e qua la stessa cosa, poi meno. Facendo il prodotto termine per termine avreste avuto 9 termini, 3 per 3, qui ce ne sono solo 4. Economia di pensiero. Posso cancellare? Vado avanti? Prego. Tutto chiaro il procedimento? Attenzione, se fosse stato il testo dell'esercizio scritto in questo modo, x più a più 1, x meno a meno 1, qui cosa cambiava? Qui l'unico che rimane identico è x, quindi la parte che non cambia segno, la seconda, meno la parte che cambia segno qual è? Non è solo a o solo 1, ma sono tutti e due. A più 1, la parte che cambia segno, ripeto, ciò che rimane costante davanti nella seconda parentesi è i, la parte che cambia segno invece è a più 1 che diventa a meno 1, che devo trattarla come un tutt'uno, quindi devo fare il quadrato di a più 1, non solo di a o solo di 1. Di conseguenza ottengo x alla seconda, questo meno lo tengo buono, prima sviluppo il quadrato, lo sfrutto dopo, a alla seconda più 2a più 1, tolgo la parentesi, x alla seconda meno a alla seconda meno 2a meno 1, questo meno cambia segno a tutto ciò che esce da questa parentesi. Ok, per un altro trinomio. È un prodotto notevole? Sì, perché c'è una parte che sottolineo in giallo che non cambia segno, che è 2x e meno 2, e c'è una parte che cambia segno, sottolineo in verde, che è y alla seconda. Quindi ciò che non cambia segno, che è 2x meno 2 al quadrato, meno ciò che cambia segno al quadrato. Sviluppiamo questo, quadrato del primo, 4x alla seconda, doppio prodotto, 2 per 2x per meno 2 fa 2 per 2 per 2, 4, più per meno fa meno, no? Per 2 8 x, cioè il doppio prodotto di questo per questo, ok? 2 per 2 per meno 2 fa meno 8 x, e poi il quadrato di meno 2 che fa più 4 meno y alla quarta. Questo per dirvi, attenzione, i termini possono essere, avere segni diversi, basta che abbiano lo stesso segno prima, nella prima e nella seconda parentesi.
allora fanno parte di diagramma. Tutto ciò che ha segno diverso, stessa espressione ma solo segno diverso, allora fa parte di un diagramma. Okay.